Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan bavoletto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina manitoba, farina di tipo 0, acqua, latte, lievito di birra, zucchero, sale e olio di semi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. L'acqua, il lievito di birra che sbricioleremo all'interno del boccale e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Versiamo l'olio, aggiungiamo le farine, e per ultimo aggiungiamo il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola che abbiamo unto con l'olio. Diamo la forma di un panetto, lo posizioniamo nella ciotola che copriremo con pellicola trasparente e lasceremo lievitare per 2 ore circa. Scorse le 2 ore, il nostro impasto è ben lievitato. Adesso lo andiamo a posizionare su una spianatoia e lo andiamo a stendere con le mani. Adesso andremo a rotolare l'impasto su se stesso. Ci aiutiamo con la carta da forno. E adesso lo andremo a posizionare su uno stampo per plum cake che possiamo rivestire con carta da forno, o imburrare o ungere con lo staccante per teglie. Adesso posizioniamo l'impasto all'interno del forno spento e lo lasceremo lievitare per 2 ore. Trascorse le 2 ore di lievitazione, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo spennelliamo con del latte su tutta la superficie. Adesso lo inforneremo a forno preriscaldato statico a 170 gradi per 25-30 minuti circa, posizionando sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua. Il pan bavoletto è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Pan bavoletto. Si conserva per 2-3 giorni in un sacchetto per il pane, è molto morbido. Grazie e alla prossima ricetta.